Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, il programma televisivo è nato nel settembre del 1996 come versione adulta del precedente talk show della De Filippi Amici, mentre all'interno di quel programma si discuteva, infatti, di problemi e tematiche giovanili in un contesto televisivo che dava spazio alle opinioni dei ragazzi. Uomini e Donne è stato ideato inizialmente come un luogo dove le persone adulte potevano confrontarsi e dibattere su determinate tematiche nella tradizionale divisione fra uomini e donne. A partire dal gennaio del 2001 il programma, pur mantenendo lo stesso titolo, ha assunto un format completamente diverso, divenendo un programma per incontri finalizzato a dare la possibilità di instaurare nuove relazioni sentimentali. Stando a quanto riportato da Nuovo TV, potrebbe finalmente diventare realtà un progetto che è in cantiere da ormai diverse stagioni. Uomini e Donne potrebbe sbarcare nella prima serata di Canale 5. Si parla di una possibile promozione del programma già da molto tempo, ma secondo le ultime indiscrezioni questa potrebbe essere la volta buona, oltre al consueto appuntamento pomeridiano. Quindi, Maria De Filippi potrebbe portare i suoi tronisti nella fascia oraria più ambita. Ma questa non sarebbe l'unica novità in vista. Se Mediaset decidesse di puntare su Uomini e Donne per il prime time della sua rete Ammiraglia, uno dei volti più noti del programma cambierebbe ruolo, Tina Cipollari, storica opinionista. Potrebbe fare il grande passo e diventare una dama del trono over. Se così fosse, diventerebbe una rivale a tutti gli effetti di Gemma Galgani, tra le dame più famose dello show, che da anni è protagonista di liti e battibecchi con l'opinionista, e che ora potrebbe dover contendere con lei i cavalieri. L'ipotesi di chiusura del trono classico non resta dunque che stare a vedere quale decisione verrà presa nei corridoi di Cologno Monzese. Nel frattempo, Maria De Filippi deve affrontare un'altra scelta difficile. Da diverso tempo, ormai, il pubblico sembra non essere più così affezionato a tronisti e corteggiatori. Soprattutto per quanto riguarda il trono classico, molti di loro prendono parte al programma esclusivamente per ottenere visibilità, e non certo per trovare il vero amore. E ciò si riflette anche nel loro percorso. Capita sempre più spesso che i protagonisti non provino interesse l'uno per l'altro, o che, una volta usciti insieme dalla trasmissione, le loro relazioni durino soltanto pochi giorni, come è accaduto con le ultime coppie di questa stagione. Per questo, molti fan chiedono a Maria De Filippi di intervenire sul format.